Bentornati a tutti gli appassionati di Telegram. In questo nuovo video andremo a vedere altri 5 trucchi per il famoso aeroplanino di carta. Il primo trucchetto di oggi riguarda la possibilità di poter rendere una parola o una frase su Telegram cliccabile e collegata a un link interno o esterno a Telegram. Io, per esempio, ho copiato il link del mio sito ed andrò a inserirlo in un post su Telegram. Una volta scelta la frase o la parola da voler collegare, cliccherò sui 3 puntini e poi successivamente su Crea link. Adesso posso incollare il link copiato in precedenza e vedrete che la parola sito sarà evidenziata e cliccandoci verrete reindirizzati al mio sito. Non tutti sanno che su Telegram è possibile aggiungere contatti senza dare il proprio numero di telefono, ma solo l'username personale. Cliccando sulle opzioni in alto a sinistra si aprirà la seguente schermata e potrete vedere se avete creato già un username, altrimenti potrete crearne uno nuovo o modificare quello esistente. L'username deve avere almeno 5 caratteri e una volta scelto, Telegram andrà a creare per noi un link che potremo condividere sia su Telegram stesso o anche esternamente per farci aggiungere da altre persone. Se volete risparmiare tempo e non entrare ogni volta su Telegram per rispondere ai vostri amici, potreste decidere di attivare le notifiche pop-up. Per farlo, cliccate su Notifiche e suoni nelle impostazioni e scorrete fino a Notifiche pop-up. Qui potrete scegliere se mostrare sempre il pop-up oppure solo in caso di schermo acceso o spento. In questo modo potrete rispondere a chiunque direttamente dalla schermata principale del vostro smartphone. Il quarto trucco di oggi riguarda la possibilità di risparmiare dati durante le chiamate. Andate in Dati Archivio e scendete della schermata. Arrivate all'opzione Utilizza meno dati per le chiamate, potrete scegliere se farlo sempre o solo quando siete connessi con la vostra rete. Altra funzione simpatica è la possibilità di scegliere i messaggi rapidi da utilizzare qualora veniste chiamati. Ne troviamo 4 già preimpostati, ma possiamo cambiarli a nostro piacimento e fantasia. Su Telegram troviamo molti canali dove è possibile scaricare temi, ma oggi vi mostrerò come fare a creare il vostro tema partendo da zero. Andiamo nelle opzioni e successivamente su tema. Adesso clicchiamo su Crea nuovo tema e possiamo dargli un nome. Da come potete vedere, il tema che abbiamo appena creato si aggiungerà alla lista e cliccando sulla tavolozza in alto a destra potremmo andare a cambiare i colori di tutte le parti che compongono Telegram. Il tutto potrebbe richiedere anche molto tempo. Per fortuna Telegram ci viene in aiuto. Infatti, mentre cambiamo colore di una determinata parte, vediamo in anteprima sullo sfondo come sta cambiando l'app. Una volta soddisfatti del risultato ottenuto, possiamo decidere di cambiare anche lo sfondo della chat utilizzando le immagini già presenti su Telegram, oppure utilizzando una nostra foto che abbiamo in galleria. E con questo è tutto. Vi ringrazio per la visione e vi aspetto al prossimo video.